Questo webinar è dedicato in modo particolare alla scuola secondaria di primo grado, ma le cose che dirò spero possano essere utili anche agli insegnanti della primaria e agli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado, magari un po' semplificando, complicando un po' le cose che dirò. Allora, farò una breve, brevissima introduzione e poi passerò a far vedere degli esempi di come si può lavorare in modo accattivante, in classe, sia con le nuove tecnologie, sia recuperando anche vecchi metodi legati più alla manualità e alla creatività. Allora, innanzitutto vediamo perché la grande domanda che ci stiamo ponendo, perché introdurre il digitale nell'educazione, nell'istruzione dei ragazzi. Se noi guardiamo questa slide, vediamo come in pochi anni, dal 2000 al 2020, il panorama degli oggetti, dei device, di tutto ciò che i ragazzi hanno a disposizione è enormemente cresciuto. Vabbè, a parte il 1900 i ragazzi giocavano solo con giochi analogici, poi è arrivata la televisione, nel 2000 è stata introdotta la PlayStation, il computer, anche se è un pochino più... anche se qualche anno prima, ma nel 2021 vedete che cosa hanno a disposizione i nostri ragazzi: la TV on demand, gli smartphone, i tablet, i computer, i social network, realtà virtuale, realtà aumentata, le console di gioco che stanno diventando sempre più, che in qualche modo riescono a entrare nella vita delle persone, perché con i visori a 360 gradi oggi si creano delle realtà alternative quasi simili alla realtà, al mondo reale. Quindi è una cosa di cui poi fra un po' con cui dovremo avere a che fare. E poi i film interattivi, ce ne sono alcuni su Netflix, di cui parleremo dopo se c'è la possibilità. Allora, detto questo, cioè, come possiamo noi continuare a fare scuola, come facevamo un tempo, di fronte a questo cambiamento culturale epocale, cioè di tutta questa tecnologia che in qualche modo pervade la vita dei ragazzi, ma anche la nostra vita, un po' la vita di tutti? E vediamo com'è la scrivania di un centennial. Se centennial sono i ragazzi che sono nati dopo il 2000. Ormai a scuola non c'è più nessuno che è nato prima del 2000, a meno che non sia un pluriripetente, ma credo che non ce ne siano. Quindi i ragazzi che troviamo oggi a scuola sono tutti nati dopo il 2000 e sono cresciuti con queste tecnologie e hanno sviluppato anche un linguaggio diverso. Io qui vi ho messo alcune parole che un insegnante non può non conoscere. Vi pregherei di scaricarvi la presentazione che ho fatto e se non lo sapete già, di andarvi a guardare che cosa significano queste parole. Perché questa è una nuova lingua che i ragazzi parlano a partire anche dalla tecnologia. E quindi, secondo a mio avviso, incominciare a parlare questo linguaggio è un modo per entrare nel loro mondo, è un modo per diventare loro familiari, per aprire una porta nel loro cuore, potremmo dire. Non basta questo, ovviamente, però ecco, sono le parole che spesso basta pronunciare per vederli sorridere o per vedere il loro viso che si illumina. E quello che ci dice la psicologia è che la loro soglia di attenzione, ma anche la nostra, ormai si è ridotta a quella di un pesciolino rosso. Non so se qualcuno vide tempo fa la trasmissione Iperconnessi su Rai 3, in cui si diceva proprio che l'attenzione, la nostra attenzione, specialmente quella dei giovani, ormai è limitata ad 8 secondi. E la fruizione dei device è spesso di 6-8 ore al giorno. Ma io ho alcuni alunni che la notte si svegliano e stanno ore davanti allo smartphone. Allora, ci chiediamo, io sono anni che me lo chiedo, che cosa significa insegnare religione cattolica a questa generazione iperconnessa? E poi, dopo la legge 107, il Piano Nazionale Scuola Digitale, com'è che la religione si innesta nello spirito di questo cambiamento che il Ministero ha voluto, creando appunto questo documento che ha promosso gli animatori digitali e poi tutte le azioni e digitali all'interno della scuola?
Vi metto qui un breve discorso che ha fatto Papa Francesco ai catechisti non più di 2 o 3 anni fa a proposito della creatività. E, io l'ho sentito molto su di me perché credo che un insegnante come un catechista debba essere creativo. Se vedete, ha usato 5 volte la parola creatività. Dio è sempre fedele e creativo, ma per favore non si capisce un catechista che non sia creativo. E la creatività è come la colonna dell'essere catechista. Dio è creativo, non è chiuso e per questo non è mai rigido. Dio non è rigido, ci accoglie, ci viene incontro, ci comprende. Per essere fedeli, per essere creativi, bisogna saper cambiare, altrimenti, dice alla fine, un catechista che se ne sta tranquillo finisce per essere una statua da museo e già ne abbiamo tanti. Ecco, secondo me, l'ora di religione deve ispirarsi alla creatività. E è per questo che l'ultimo libro che ho scritto insieme a Barbara Pandolfi va in questa direzione, la creatività, ma non solo da parte nostra, ma anche da parte dei ragazzi. Allora, se i ragazzi sono iperconnessi, se i ragazzi hanno una soglia di attenzione molto bassa, se hanno molti stimoli mediali, come possiamo noi affrontare una classe dell'anno 2021? A mio avviso, con una molteplicità di linguaggi. Cioè, non basta più spiegare, non basta più solo la parola, perché è un canale che oggi manca di qualcosa. In un'ora di lezione si devono prevedere tante attività diverse o più attività diverse. Penso di non dire cose nuove, che molti di voi già lo fanno e conosco tanti di voi che già si mettono in gioco e nell'ora di religione fanno tantissime cose. Ecco, lo dico per chi è ancora magari un pochino ancorato a un vecchio modo di fare didattica, che è prendere il libro, farlo leggere. Oppure far vedere un film, 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 ecco, senza però diversificare la lezione, quell'ora di lezione, quell'ora a quelle 2 ore di lezione. E poi mi sono chiesto, Gesù come avrebbe parlato a questa generazione? Con quali esempi, con quali categorie? Avrebbe usato quelle parole che abbiamo visto all'inizio? O quale attività le avrebbe fatto fare? Allora, c'è questo brano che mi piace molto del Vangelo di Matteo che dice: Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del Regno dei Cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Ecco, io penso che noi insegnanti di religione dobbiamo fare proprio questo, tirare fuori dal nostro inventario, dalla nostra mente cose antiche, cose che abbiamo fatto sempre, parlo della manualità, dei lavoretti che magari si fanno molto alla scuola elementare, ma anche cose nuove, prendendo spunto da quello che è il panorama culturale di oggi. Allora, vediamo un po' di mettere a fuoco alcune idee, alcuni esempi. Innanzitutto, il famoso utilizzo degli smartphone a scuola. Io so che in molte scuole purtroppo non è permesso, però ci sono precise indicazioni del Piano Nazionale Scuola Digitale che nell'azione 6 promuove le politiche del BIOD nelle scuole, cioè il fatto che i ragazzi possono portare a scuola i loro device, smartphone o tablet che sia. Addirittura il Ministero, insieme al Garante della Privacy e all'AGID, ha messo a punto 10 punti che poi potete scaricare nella presentazione, nel quale si danno indicazioni su come usare i dispositivi a scuola. Per la didattica si può fare. Io chiaramente non sono nelle vostre scuole, non posso, dovrei parlare personalmente con ciascuno di voi, però la mia dirigente ha sempre detto che per motivi didattici lo smartphone si deve e si può usare, tanto più oggi che con la didattica a distanza e con il distanziamento non possiamo neanche scambiare i materiali, una pennetta USB anche per il computer, quindi tutto deve essere inviato attraverso la rete. Ecco, è un'occasione forse per provare a
spingere la nostra scuola verso quello che già il Piano Nazionale di Scuola Digitale ha previsto. Quindi non è niente di illegale e possiamo tranquillamente provare a parlare con il dirigente e a vedere se si riesce in qualche modo a permettere l'utilizzo, almeno nelle nostre ore, se degli altri insegnanti non lo vogliono usare, dello smartphone. Allora, nell'ultimo libro di Rally Maker ho provato a inventare un po' questo ambiente di laboratorio, che poi è stato chiamato il Fab Lab, non è una parola inventata da me o da noi, è una parola che si usa, sono ambienti di creatività digitale e non, io potrei definirlo anche il nostro Rally Lab. Ho provato a creare delle attività, e me ne mostrerò alcune sperimentate, in cui i ragazzi possono creare sia attività digitali, ma anche attività materiali, manufatti analogici. Andiamo a vedere in modo prima vediamo quelli legati al mondo digitale e poi vediamo quelli legati al mondo analogico. Vi faccio vedere innanzitutto come si può usare lo smartphone a scuola in modo creativo. Vi ho messo qui alcune applicazioni che si possono usare in classe durante le lezioni, magari dopo una breve spiegazione, dopo una breve lettura del libro, possiamo passare tranquillamente a usare il cellulare utilizzando queste app, vi farò vedere poi degli esempi. Ma in alternativa, se a scuola non è permesso l'utilizzo dello smartphone, possiamo chiedere ai ragazzi di tornare a casa e realizzare un meme, un fotocollage, un video in stile TikTok, una storia in stile Instagram, un rap, eccetera. Però ecco, l'importante è che noi abbiamo chiaro come utilizzarlo e la finalità. Il cellulare si può usare per fare ricerche in tempo reale, si può usare per l'interazione con le LIM. Molti di voi conosceranno l'applicazione Mentimeter, Padlet e Kahoot per fare i quiz o Quizizz. Oppure si può usare per registrare, fare delle autoguide, delle interviste e dei video. Io lo uso tanto per scambiare materiali con i ragazzi. Quando i ragazzi fanno dei video, me li passano attraverso il cellulare, me li mandano sulla G Suite e li vediamo insieme alla LIM. Allora, vi faccio vedere intanto alcune applicazioni. Ho tante cose da dirvi, per cui corro un po', ma spero che poi riguardando le slide possiate ricordare tutto quello che ho detto. Allora, spesso affrontiamo argomenti come la storia di Dio con Abramo, oppure l'Annunciazione, l'angelo che parla con Maria. Allora, mi è venuto in mente di far realizzare dei dialoghi in stile WhatsApp di questi racconti che la Bibbia ci fa. Vi faccio vedere questa applicazione che si chiama Texting Story, gratuita, che si può scaricare sul proprio telefono, oppure c'è anche una versione web che si chiama Talks.io, in cui i ragazzini rielaborano i dialoghi in forma di dialoghi, sul cellulare. Lancio il video, spero che si senta. Stefania, se non si dovesse sentire, magari mi fai sapere.
Ecco, non è niente di che, però è una rielaborazione di un argomento svolto in classe, una rielaborazione personale dell'alunno, quindi che fa anche un po' una sintesi, no, di quello che ha capito e di quello che noi siamo riusciti a trasmettergli. Questa applicazione è molto semplice, non è social, quindi si può usare tranquillamente in classe o a casa senza nessun permesso da parte dei genitori. Poi vedremo invece sulle altre applicazioni, c'è cioè da fare un breve discorso. Andiamo avanti, ecco, le storie in stile Instagram. Allora, anche qui, oggi i social che vanno per la maggiore, lo sapete, sono Instagram e ancora di più TikTok. Premetto subito che l'utilizzo di queste piattaforme non è proprio buona cosa, perché comunque hanno un limite di età. Da 13 anni in su si può usare, quindi è bene stare attenti. Io di solito non dico mai fate un TikTok, una storia di Instagram, dico sempre fate un video in stile TikTok, cioè di un minuto con tutti gli effetti, o fate una storia in stile Instagram. E questo è bene spiegarlo anche ai genitori, che lo capiscono tranquillamente. Non dobbiamo far scaricare loro un'applicazione social, ma dobbiamo semplicemente chiedere loro di fare una foto con delle immagini, con delle scritte. Vedete, qui non si sono neanche riprese le ragazze che hanno fatto queste storie di Instagram sull'amicizia, oppure un video in stile Instagram con un'applicazione, ad esempio InShot, che permette di fare dei simpatici video con tutti gli effetti. Ora poi ve li faccio vedere. E in questo modo bypassiamo il discorso del social. Ecco, comunque noi facciamo un riferimento ai social che loro usano, ma non gli chiediamo assolutamente di usarli. Ci ispiriamo solo a quelli perché questa è la lingua che loro parlano, però dopodiché ci fermiamo lì. E vi faccio vedere alcuni video in stile TikTok per farvi capire. Ecco, anche i video in stile TikTok. Vorrei fare una premessa. È bene sempre provare a progettarli prima. Un conto è fare un video in stile TikTok a casa, per conto loro che si mettono davanti e fanno i balletti. Un conto è fare un'attività didattica. Io ne parlavo anche con i ricercatori dell'INDIRE. Se noi vogliamo usare TikTok in modo professionale e didattico, dobbiamo partire da una progettazione. Che cosa vuol dire? Che io scelgo, il ragazzo sceglie l'argomento. Su quale vuol fare il TikTok o la parte dell'argomento che abbiamo affrontato. Si documenta insieme a noi o documentandosi sul libro di testo o in rete, sceglie un trend, cioè sceglie una forma. Il TikTok ci sono tanti trend, tanti video moda, diciamo, sceglie i testi e sceglie l'audio da aggiungere a quello lo può fare perché non si deve mostrare, quindi lui può tranquillamente registrare la propria voce, sceglie la musica e sceglie le immagini. Dopo questa progettazione, il ragazzino va a casa e compone il suo TikTok e lo restituisce poi all'insegnante o durante la lezione stessa, se ce la fa e lo può fare, o altrimenti la lezione dopo. Vi faccio vedere tre semplici esempi. Questo è uno, avere o essere. Abbiamo accontato in terza all'inizio dell'anno e alla fine, come riepilogo, come sintesi di questo argomento che abbiamo fatto, ho chiesto a loro di fare un TikTok. L'altro è sulla sindone. Thank you.
scelto questo video non perché sia particolarmente interessante o perché questo mio alunno abbia fatto una bella sintesi di quello che avevo detto, ma perché rappresenta un trend. Cioè, su TikTok ci sono dei video in cui ci sono delle curiosità. Lo sapevi che si elenca una serie di curiosità. Questo è un trend, è un modo di fare video in stile TikTok. E qui, così anche per farvi capire un po' come funziona questo social, per chi non lo conoscesse. Questo invece è un altro alunno che invece ha parlato sul suo TikTok e ha spiegato le catacombe. Le catacombe erano aree cimiteriali sotterranee utilizzate nelle antichità. Sono solitamente scavate in rocce facilmente lavorabili e possono avere anche più livelli, con profondità che arriva anche a 30 metri. Certi preti e credenti utilizzavano le catacombe per fare piccole messe sotterranee nel Sacro Romano Impero. Questo ragazzino è molto timido, si chiama Alberto e ha detto: voglio fare un video come Alberto Angela. E infatti ha fatto questo tono di voce un po' da documentarista. E quest'altro invece è un ragazzino di A che l'altro giorno mi ha portato un video si stava parlando come educazione civica sul recupero del patrimonio artistico italiano, europeo. E anche cristiano, che ha a che fare col cristianesimo, e questo ragazzino lì mi ha portato questo video e mi ha veramente stupito. Ecco, per dire che le tecnologie possono aiutare anche l'inclusione dei ragazzini all'interno della nostra materia e sono uno strumento importante, ecco, perché si sentano accolti e valorizzati nella loro diversa abilità. Allora, i meme sono queste immagini con una scritta bianca, un po' ironica, e non è semplice usarli, vi dico la verità, perché noi abbiamo a che fare con argomenti molto delicati e chiedere a un ragazzino di fare un meme su un argomento religioso può essere un po' pericoloso perché possono scrivere delle cose poco rispettose, però è anche un modo per educarli al rispetto della nostra materia. E infatti io mi sono sempre trovato bene quando me li hanno fatti, hanno trovato delle frasi intelligenti, ironiche e molto rispettose, no? Per esempio, questo qui, Gesù è stato condannato ingiustamente, ma potevano almeno portarti la croce. Oppure quest'altro qui mi ha fatto una ragazzina, io sto a Livorno, ma questa ragazzina è napoletana. E io ve lo dico così come lo so dire, magari se c'è qualcuno napoletano si metterà a ridere. E lei sulla parabola del ricco pulone ha scritto: ti è piaciuta pacchia pulò, mo te tocca a soffrire. Voglio dire, ecco, un modo per anche qui per rielaborare quello che è stato detto in modo diverso, in questo caso con un'immagine e una scritta. Vado avanti e vi faccio vedere invece un'altra attività che ho fatto quest'anno, che faccio spesso, è quella del rap. Quando parlo di Davide, del re Davide, e quindi della composizione dei salmi, faccio comporre un rap, cioè faccio fare un lavoro sui salmi, i ragazzi si documentano, vanno sul sito Bibbia Edu, scelgono un salmo che sentono particolarmente importante, oppure che a loro piace.
e che, di cui conoscono le parole, anche se no chiedono a me, e poi con questo salmo, con l'applicazione AutoRap, realizzano un rap, un vero e proprio rap. Ve lo faccio sentire. Questo è un ragazzino di 11 anni, piccolino. Pietà di me, pietà di me, oddio, se ti rifugia la mamma mia, mia, fin all'alba delle tue ali, mi rifugia di chiesa e passata, ada. Oh, 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 mi bloccherò Dio, l'altissimo Dio, 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 che fa tutto per me, fino a che si rompe il cielo e del Dio, tutta terra, la tua gloria, ora, e, oh, tanto qua Dio, tanto il mio cuore, ti loderò per il tuo Signore, a te canterò, quindi tra me e su, in alto strofa, già, già, di tutta terra, la tua gloria, ora, 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 vabbè, lo interrompo, comunque avete capito. Cioè, vedere questi ragazzini di 11 anni, di tutte le confessioni, perché a scuola mia ci sono musulmani, ci sono già anche qualche ebreo, persone, ma tanti bambini stranieri, vederli andare sul sito di Bibbia Edu, guardarsi tutti i salmi e scegliere quello che poteva adattarsi a un rap, poi andare a casa, fare il rap, tornare entusiasti per farlo sentire a tutta la classe, ecco. Secondo me è una bella soddisfazione perché poi alla fine quello che diciamo diventa un'attività che dà soddisfazione a loro, ai loro genitori e comunque trasmette, è un modo per fissare anche i contenuti della materia. Vado avanti e cominciamo a vedere altre attività che anche queste presuppongono l'uso del digitale, però si possono fare anche in modo analogico, in questo caso sono volantini e collage. Questo a sinistra è un volantino per la festa patronale dedicata a Santi Pietro e Paolo. Ho parlato di Pietro, San Pietro e San Paolo, alla fine, come piccolo compito di realtà, ho detto: va bene, ora fate un volantino dedicato a San Pietro e Paolo, alla festa patronale di una parrocchia dedicata a questi due santi. E qui sono andati a casa, hanno fatto questo volantino con l'applicazione Poster My Wall. E me le hanno portate tante, ecco, ne ho scelto una perché questa era particolarmente carina. Oppure, sempre applicazioni che si possono usare, le applicazioni per fare dei collage di foto, loro magari scaricano dalla rete alcune foto, le mettono insieme per l'argomento che stiamo trattando. In questo caso stavo trattando il discorso del futuro, del progetto di vita, gli ho chiesto a loro di dirmi come si pensavano da qui a 20-30 anni in un collage, poi venivano in classe e parlavano a tutta la classe raccontando quello che loro volevano fare o quello che volevano realizzare nella loro vita. Andando avanti, le infografiche che poi sono rifluite anche dentro il libro, nella parte finale, un po' come riassunto degli argomenti che si trattano nei vari capitoli. Ecco, anche in questo caso. Io li faccio usare, ci sono dei siti, ad esempio Genially, dove loro possono andare e realizzare delle infografiche su argomenti più che altro di attualità. In questo caso era l'educazione civica in terza sull'ambiente e la Laudato Si, e ho fatto realizzare loro delle infografiche con i dati che avevamo analizzato in classe sul cambiamento climatico. Andando avanti, vediamo. Minecraft e Fortnite. Voi sapete, Minecraft e Fortnite sono due giochi che vanno ormai per la maggiore. Io il Minecraft lo uso ormai da anni, faccio fare tante cose sia a scuola, laddove è possibile, sia a casa, quando il ragazzino ha questo gioco. E, è uno strumento molto importante perché si riescono a realizzare edifici dell'antichità, si riescono a realizzare storytelling con la figura di Gesù, eccetera. Chiaramente bisogna che l'insegnante, in questo caso un minimo, si prepari. Però si può anche chiedere al ragazzo di tornare a casa e realizzare lui il video a partire dal gioco che ha in casa, costruendo magari un qualcosa che abbiamo dell'argomento affrontato in classe. Vi faccio vedere questo video sul monastero, non realizzato con Minecraft, ma realizzato con Fortnite. Buongiorno, questo è il monastero di Elia e Alessio. Questa è l'entrata del monastero. E questa è l'entrata. Trova. Poi
Qui, questa era la biblioteca dove in passato i monaci scrivevano i libri e li mettevano da parte. Ecco, lo interrompo, qui fanno vedere tutto il monastero che hanno ricostruito. Importante è sempre che il ragazzino, quando realizza qualcosa a casa, poi faccia un video in cui racconta quello che ha fatto. E lo racconta a noi, ma lo racconta anche alla classe che lo vedrà poi sulla LIM. Vado avanti e parliamo della TV on demand e delle serie TV. Allora, come sapete, sono entrate negli ultimi anni le TV a pagamento, Netflix, Infinity Now TV e Amazon Prime. I ragazzi ormai passano molto del loro tempo a guardare le serie TV. Quindi anche qui, e noi possiamo utilizzare le serie TV in classe, magari facendo vedere una puntata ogni tanto, un pezzo di una puntata. Fare riferimento a una puntata di una serie TV che magari stanno guardando tutti, ce ne sono alcune che i ragazzi, tipo Stranger Things, che l'hanno guardata quasi tutti. Io penso di sì. Tra l'altro non so, colleghi, se avete visto, ma è uscita una serie TV su Discovery Plus, Ti spedisco in convento, che io sto guardando in questi giorni. Non mi esprimo ancora perché vorrei vedere la fine, però vi consiglio di guardarla. Perché è abbastanza interessante, di queste ragazze che vengono spedite in un convento per riabilitarsi da una vita frivola. E chi non avesse Discovery Plus può vedere una versione gratuita della prima puntata di Ti spedisco in convento in Inghilterra. E, mi piacerebbe poi, se qualcuno l'ha vista, nei commenti, se mi dà una sua impressione, perché volevo provare a utilizzarle in classe, salvo vederle tutte prima e cercare di capire quale puntata eventualmente far vedere. Con lo smartphone si può anche interagire con l'insegnante e con la LIM. Penso che tutti conoscerete Mentimeter, che è un'applicazione con la quale si può fare brainstorming. I ragazzi si collegano in classe a questa piattaforma e possono, sull'argomento che noi scegliamo, individuare una parola, come facevamo una volta alla lavagna, scrivendo le parole intorno alla parola chiave. E sulla LIM si compone la nuvola di parole con tutte le parole che i ragazzi dicono. Oppure Padlet, che è una bacheca interattiva, e come dicevamo prima, queste famose piattaforme Kahoot e Quizizz, che io uso tantissimo per fare una sorta di verifica degli apprendimenti. Chiaramente la verifica testuale, io, per quanto mi riguarda, nella scuola dove insegno, l'ho abbandonata. Le uniche verifiche che faccio sono queste attività che valuto puntualmente e queste verifiche fatte con Kahoot o Quizizz. Tornando verso il mondo analogico, il mondo di una volta, io recupero molto i Lego, perché i ragazzi ancora li usano, piacciono e spesso faccio costruire. Quando c'era la pandemia, chiaramente, facevo costruire in classe, portando dei Lego miei, facevo costruire degli edifici anche in forma di gioco, poi lo vedremo alla fine. Oppure anche i Pisla. I Pisla, non so se li conoscete, sono delle piccole perline che vengono messe su dei telai e poi si possono scaldare e diventano come delle formelle. Qui vedete, ho fatto fare i Pisla, della Settimana Santa. Con questi Pisla poi ci abbiamo fatto una lampada, l'abbiamo illuminata, insomma abbiamo fatto un po' un manufatto particolare. E poi, sempre a proposito di Fab Lab e di Reli Lab, ci sono le attività pratiche di realtà più manuali, che però penso che molti di voi già utilizzano. Però quello che mi piacerebbe comunicarvi è che si potrebbe cominciare a complicare un po', a seconda dell'età, quello che si chiede di realizzare anche con piccoli lavori elettrici o elettronici, perché i ragazzi cominciano nelle scuole
a fare robotica, a usare circuiti, microcircuiti, e quindi se è possibile, anche con l'aiuto dell'insegnante di tecnologia, dell'insegnante di scienze, provare a mettere qualcosa di elettronico nei manufatti che noi chiediamo di realizzare ai ragazzi. E uno dei miei alunni ha realizzato, per esempio, questa lampada con i 10 comandamenti. Io, quando ho fatto i 10 comandamenti a Mosè, ho detto: beh, allora scrivete un decalogo per l'uomo di oggi. Se Mosè tornasse oggi, quali comandamenti darebbe alla nostra generazione? E loro hanno scritto dei comandamenti anche sull'utilizzo delle sostanze stupefacenti, oppure sull'ambiente, eccetera. E hanno fatto il loro decalogo. Poi sono andati a casa e hanno realizzato questi manufatti, alcuni anche con appunto un po' di elettricità, la lampadina, eccetera. E poi, sempre come compiti di realtà, do spesso il compito di realizzare dei giochi da tavolo sugli argomenti più diversi, il gioco da tavolo sulla vita dei monaci, il gioco da tavolo sui santi, il gioco da tavolo, per esempio, questo su Sidi Couchet. E devo dire che tornano a scuola entusiasti. Questa me l'ha realizzata in forma di Monopoli, con tanto di regole. Questi altri uno me l'ha realizzato in 3D, vedete, un gioco in 3D. Perché praticamente una volta finito il tabellone si deve salire fino al punto finale. Quest'altra ragazzina ha fatto questo gioco da tavolo con la stella di Davide. Un altro ragazzino me ne ha fatti addirittura due, un gioco dell'oca e un memory. Non so quanto tempo ci ha perso, perché è veramente un lavoro lungo e dettagliato. Andando avanti, sempre compiti di realtà. Compiti di realtà ne faccio tanti, per esempio anche realizzare il taccuino dell'archeologo a partire dal ritrovamento di una antichissima tomba con un medaglione d'oro, che è questa qui che vedete. Il ragazzino deve realizzare il taccuino dell'archeologo spiegando nei dettagli tutto quello che è stato trovato nella tomba, quando si parla, diciamo, degli uomini primitivi, oppure la scenografia di una tomba egizia. Questo è il plastico di una tomba egizia realizzato da una mia alunna di prima, sicuramente con l'aiuto del padre, insomma dei genitori, perché ha realizzato una cosa meravigliosa con tanto di piatti e papiri in miniatura. Ecco, questa è una cosa che veramente mi ha lasciato senza parole. Oppure, ecco, la realizzazione di un giornale o di un telegiornale del tempo di Gesù. Con tutte le notizie, con tutte le informazioni che vengono date sulla Terra Santa, quindi c'è la flora, la fauna, e le monete, le lingue, i gruppi sociali, i gruppi religiosi, eccetera. A partire da questa informazione, i ragazzi tornano a casa e realizzano o un giornale o un telegiornale, che ora vi faccio vedere, come se fosse realizzato a quel tempo. Vi faccio vedere il video, però qui non ce l'ho, del telegiornale. Comunque si può realizzare anche qui o cartaceo o digitale, oppure addirittura fare un video. Allora i ragazzi si mascherano, uno fa Giuseppe, uno fa Maria, uno fa il pescatore, uno fa il falegname, insomma, inventano un po' un telegiornale con tutte le notizie che di solito si danno, notizie economiche, notizie di cronaca, notizie sportive, eccetera. Negli ultimi 2 anni ho introdotto anche le attività STEM che sono arrivate nella scuola, cioè quelle attività che mettono insieme la scienza, la tecnologia, l'ingegneria, l'arte e la matematica. E io dico: e perché noi no? Perché no religione? Allora, 2 anni fa ho realizzato in Minecraft, riprodotto insieme ai miei alunni, gli edifici religiosi dell'antichità orientati secondo gli equinozi e solstizi e le costellazioni stellari. Però per far questo ci siamo avvalsi dell'intervento di due astronome che sono venute in classe, hanno spiegato prima tutto come nell'antichità gli edifici venissero orientati a partire appunto dalle stelle, dal sole e dalla luna. Fatto questo, i ragazzi si sono documentati, hanno preso le mappe originali, con le misure originali dei vari edifici, le hanno realizzate su Minecraft e poi le abbiamo stampate in 3D e messi su un plastico. È stata un'attività che ho sviluppato anche il pomeriggio in un laboratorio pomeridiano,
che ha coinvolto appunto queste esperte e devo dire che è stata una cosa molto interessante perché si è unita la matematica, le scienze, l'astronomia, la religione, l'arte, tutto in un'unica attività. Oppure altre attività che poi ho indicato nel libro, quella di realizzare la cupola del cielo sopra Betlemme. C'è un'immagine che è stata realizzata di quello che poteva essere il cielo sopra Betlemme. Allora, provare a realizzare con dei circuiti questa cupola, con tutte le stelle come dovevano essere nella stessa posizione. Oppure realizzare, in questo caso, l'illuminazione artificiale per una pianta, quando parliamo dell'ambiente e della Laudato Si. Perché non aiutare i ragazzini anche a vivere un po' questo rapporto con la natura? O addirittura progettare un sistema di irrugazione per un villaggio africano quando parliamo della solidarietà. Ecco, sono solo alcune delle attività che possiamo provare a mettere in campo, magari voi ne troverete anche altre, fondendo un po' quelli che sono gli argomenti, non solo religiosi, ma anche, diciamo, più sociali della nostra materia con quello che offre, diciamo, la tecnologia e tutto quello che, insomma, vi è collegato. Vi faccio vedere il video dell'attività STEM. Ecco, questo era il video, diciamo, finale, proiettato davanti ai genitori, ai ricercatori dell'INDIRE che hanno seguito anche questo lavoro. Vorrei terminare parlando dell'attività un pochino più ludica alla fine dell'ora, scusate, alla fine di un argomento. Io spesso faccio queste sfide che chiamo le challenge. Sapete che i ragazzi spesso fanno queste challenge, purtroppo, anche tristemente famose, perché poi portano spesso a fatti non proprio belli, edificanti. Io invece penso che è opportuno utilizzare, diciamo, questa loro voglia di sfidarsi, di giocare, anche durante l'ora di religione. Per esempio, chiedo loro di, in un'ora di tempo, di realizzare a gruppi un edificio, come vi dicevo prima, con le Lego. E loro in 45 minuti, 50 minuti devono realizzare questo edificio. Quindi quello che lo realizza meglio, più filologico, più, con più particolari, eccetera, vince la sfida. Oppure un'altra challenge che ho introdotto l'anno scorso è quella di far vedere alcune ispezioni di film, perché tante volte i film, farne vedere tanti non è positivo perché si perdono tante ore. Allora io al massimo ne faccio vedere uno all'anno e se devo far vedere un altro film, che cosa faccio? L'ho diviso in tante piccole clip e vi spiego di cosa parlano queste clip, racconto un po' la storia e loro devono su queste clip che faccio vedere dirmi tutto quello che io voglio sapere, ad esempio alcuni particolari dei vestiti oppure cose che vengono dette, diciamo che unisco domande più contenutistiche della nostra materia a domande più, diciamo, di quello che viene visto e di quello che, insomma, si vede nei vari frame del video. E si divertono tantissimo. Io non c'è mai stato così tanto silenzio in classe come quando faccio questa attività, perché loro sono concentratissimi, divisi in gruppi, a
a vedere queste clip video, perché sanno che alla fine della clip rivolgono loro delle domande: di che colore era il vestito di quella persona che è passata, che è la domanda più banale, oppure che cosa ha detto quella persona in quel momento, che invece magari è una frase importante all'interno del film, che comunque mi dà un po' l'opportunità di fare un ragionamento dopo. Queste challenge piacciono tantissimo. Ho fatto fare delle challenge con dei labirinti che loro dovevano ricostruire, devono risolvere, eccetera. E questo, ecco, è un'altra delle attività che sto implementando, perché poi, ecco, come dicevo prima, le cose nuove, le cose antiche, le cose nuove bisogna che uno piano piano se le inventi e metta su delle attività e le sperimenti, perché non sempre le attività funzionano. Queste che vi ho detto funzionano perché ormai le utilizzo da diversi anni e vedo che i ragazzi le apprezzano, i genitori le apprezzano e sono molto contenti di questo modo di lavorare. L'ultima cosa che vi volevo dire è che ora sono arrivati anche questi racconti interattivi, ad esempio Black Mirror, Bandersnatch o Minecraft Story Mode, in cui sono le persone stesse che decidono come il film finirà. Perché all'interno del telecomando sul film appare un menu dove ci sono due possibilità. Il film deve andare avanti, questa persona compie quella scelta o non la compie. Se la compie il film prosegue in un certo modo, se non la compie un altro. Ecco, io ho provato a lavorare anche su questo facendo inventare per esempio una storia ambientata in un monastero, l'ho fatto fare con un PowerPoint, con tutti i link che rimandavano a fini diversi, oppure questa ragazza ha fatto uno storytelling. E un cartellone enorme con tutta una storia che portava a diversi finali.